L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, non è, ripeto, sottolineo, non è in cura per il morbo di Parkinson. È la Casa Bianca a rivelarlo dopo che era emersa una notizia secondo cui questa malattia avrebbe investito l'ultimo presidente americano. Secondo il New York Times, infatti, mostra proprio che Kevin Kenner, neurologo specializzato in disturbi del movimento, avrebbe pubblicato un articolo sul Parkinson. Avrebbe visitato la Casa Bianca 8 volte dall'estate scorsa alla primavera di quest'anno. Avrebbe incontrato anche i giornalisti, va bene? Ma vi ricordo che proprio Joe Biden non è in cura per il Parkinson. Il medico esperto in questione, infatti, l'ha visitato ben 8 volte in un anno. Si tratta semplicemente del suo neurologo di fiducia, colui che comunque lo assiste. Perché? Perché comunque Biden ha una certa età, non è un giovane. Punto. E a capo, quindi, ripeto, non ha il Parkinson. Grazie a tutti, una buona giornata a tutti.